Preparatevi, perché questa volta la storia si fa pesante. Infatti parleremo di guerra, depressione e soprattutto suppostone. Quindi Citroën due cavalli. Iscriviti, like e commento, ok? Le trésors de la Bastille. Bonjour à tout le monde, madame et monsieur. Siamo di nuovo in Francia, ma non nei mitici anni 60, ma peggio ancora. Siamo prima della seconda guerra mondiale, negli anni 30. La forte depressione del 29 è peggio quella del 32. In Germania sarà potere fornaio matto, quello con la Parisi al braccio destro. Ed infine in Francia, niente, si sfondano baguette e si aspettano i gentlemen bevitori di tè in Normandia. Le prime basi della Diodosh vennero in testa ad André Citroën, ma le loro idee erano come una supposta, entrano piano piano ed una volta entrate le dimentico. Questo per dire che fu più a volte accantonata. In quegli anni infatti prese piede il progetto Traction Avant e quindi prima supposta per la Diodosh, accantonata. Ma peggio ancora, il povero André lo prese intercooler. Poco alla Michelin acquisì la Citroën, causa la depressione. Lui si ammalò e poi ci salutò per sempre. Mon Dio, che sfiga! Ma sotto il signor Pierre-Jules Boulanger si iniziò a pensare alla lotta economica per motorizzare i francesi senza manco un soldo bucato, ma con tante uova e galline e porci da spostare. E da qui i suoi punti di partenza. Faccia studiare dai suoi servizi una vettura che possa trasportare due contadini in zoccoli e 50 kg di patate o un barilotto di vino a una velocità massima di 60 km orari e con un consumo di 3 litri per 100 km. Le sospensioni dovranno permettere l'attraversamento di un campo arato con un paniere di uova senza romperle e la vettura dovrà essere adatta alla guida di una conduttrice principiante e offrire un comfort indiscutibile. Gli ingegneri confusi iniziarono a buttar giù due disegni ed il risultato fu questo. Comunque non preoccupatevi, alla fine iniziarono a fare i servi e buttarono giù la bozza della TPV. Lefebvre fu addetto allo sviluppo, fece il motore, Alphonse Fosseau la trasmissione, Jean-Martin lo stile e decisero di escludere il suono a mandolino da tutto ciò. Tutti soddisfatti i francesi, ma l'assenza di un po' di mandolino si vedeva, poco al TPV faceva schifo al cazzo. Al giorno d'oggi vedere una macchina così è diventato normale per noi, mentre invece nel 49 vedere una macchina così era davvero strano. Abbiamo i parafanghi esterni con sopra i fari, mancano invece i predellini che erano tipici dell'epoca, un po' come quelli che usavano i gangster per poggiarci i piedi sopra e sparare a tutti quanti. Poi abbiamo invece una cellula abitativa davvero notevole. Stupisce invece avere le ruote ovviamente così grandi, alte e sottili. Ma era normale perché altrimenti senza nei campi non ci andavi. Le paritarie invece di questa macchina erano le 500 e le 600. Però ovviamente quelle auto a confronto di questa avevano uno spazio abitativo interno davvero ridotto e risicato. Qui invece troviamo una trazione anteriore che dava più spazio rispetto alle concorrenti italiane. Mentre le italiane erano molto più complete, questa qui era molto più scarna. Soprattutto aveva quattro porte che forse per l'epoca erano anche troppe. La cappottina si abbatte tutta quanta, scelta fatta ovviamente per risparmiare sul costo della lamiera. È lunga 3,83 m, è alta 1,60 m ed è larga 1,48 m e pesa 550 kg. Ossia il modellino in scala pesa di più. Il portabagagli può sembrare piccolo, ma ci entra un po' di tutto dentro. Poi, se togliete i sedili posteriori, andate di lusso, diventa un furgone. Freni a tamburo al principio, successivamente vennero montati i freni a disco, ma come? Attaccati al cambio, esattamente come le Alfa Sud e le Alfa 75, per ridurre le masse sospese. Cerchi in lega? No, a che vi servirebbero? Cerchi in lamiera stampata, bellissimi, da 15 pollici, che all'epoca ma chi ce l'aveva, e soprattutto ruote sottili come quelle della bicicletta. Gli interni seguono la regola dell'NCPA, ossia del nulla cosmico più assoluto. I sedili non possono quasi neanche essere considerati tali, perché sono soltanto dei tubi di ferro con un po' di acciaio messo trasversale per mantenere un po' di imbottitura. A terra addirittura non c'è neanche la moquette, c'è una sorta di gomma con un filo di insonorizzante e basta. Il cruscotto in questo caso dapprima era in lamiera, poi è diventato così, un pezzo di plastica, un vano portaoggetti e soprattutto c'è giusto due o tre spie del freno a mano, il tergivetro, un pulsante e basta. E poi soprattutto spuntare nel mezzo la mitica leva a manico di ombrello del cambio. È una soluzione che abbiamo già visto nel video precedente della R4, ma si è vista prima in Citroën, è stata la Citroën a metterla.
La prima differenza qual è? Rispetto alla Renault ha le marce invertite, la prima è sotto invece che stare sopra come un cambio normale. E poi soprattutto questa soluzione serviva a dare più spazio, perché potevi fare questo senza problemi e tornare al tuo posto. E se eri abbastanza magrolino, qui ci entravano tre persone avanti e tre persone dietro. Qui le sospensioni si sviluppano non nel classico sistema canonico delle auto, ma si sviluppano sotto l'auto. Infatti giusto qui c'è un cilindro con una molla all'interno che collega le due sospensioni, ossia due bracci che collegano le ruote. Quindi sono indipendenti tra di loro tutte le sospensioni, ma sono interconnesse quelle anteriori con quelle posteriori, solo sui lati però. Quindi ogni volta che l'auto prende un posto, il movimento viene infilato nella molla, viene scaricato sulla molla, e quindi di conseguenza la macchina ammortizza. Anche l'ammortizzatore è messo sempre in orizzontale per rispettare il manovellismo. Il sistema è molto semplice. Cosa hanno fatto questi intelligentori della Citroën? Hanno preso il concetto originale, si sono ubriacati e l'hanno riscritto. Signori, però, tanto di cappello, perché le sospensioni di questa macchina sono eccezionali. La Citroën per le sospensioni era sempre un passo avanti agli altri. Immaginate di dover progettare un motore per una macchina in una sola settimana. Sarebbe impossibile quasi, no? Invece no. Becchia, l'ingegnere, ci riuscì perfettamente. E infatti creò questo qui. Un motore a due cilindri contrapposti, piatto, alimentato da un carburatore con l'accensione a bobina spinterogeno. È un motore raffreddato ad aria, piccolo ed estremamente, estremamente affidabile, con delle cose al suo interno che soltanto Becchia poteva inserire. Perché? Perché il nostro Walter Becchia, senti solo quanto è bella dire, veniva dalla Talbot, una casa che all'epoca faceva le corse, quindi lui faceva motori da corsa. Ha una cilindrata all'origine di 375 cm cubi per poi salire a 600. Ed erano motori che erano partiti tutti quanti quadri. Allora, cerchiamo di capire questo nuovo concetto. Quadro, sottoquadro e superquadro. Il motore quadro è praticamente un motore che ha il diametro del pistone e la lunghezza della corsa del pistone uguali, quindi 62x62 come il 375. Man mano che le cilindrate salivano, i pistoni si ingrandivano, quindi si aveva un motore superquadro dove il diametro del pistone è più grande rispetto alla lunghezza della corsa del pistone. Al contrario, il sottoquadro è quando il pistone è più piccolo rispetto alla corsa del pistone, quindi potrebbe essere un 58x62 in quel caso. Altra finezza di questo motore erano le testate, le teste emisferiche con i condotti di raffreddamento dell'aria forzata. Da fuori, a cofano chiuso, questa macchina sembra avere un motorone enorme, ma quando poi si apre il cofano ci si accorge che il motore finisce qui e i due piedi arrivano fino a qui. Oltre al raffreddamento dell'aria, sul vano della ventola c'è il piccolissimo radiatore dell'olio che serviva ulteriormente a raffreddare il motore. Altra chicca di Becchia, roba da reparto corse. Insomma, un piccolo motore robusto, affidabile, piccolo e soprattutto con consumi bassissimi e una manutenzione ridicola, che se avete un po' di dimestichezza ve la fate voi tranquillamente. Altrettanto importante è il cambio. Il cambio che rispetto alla Renault 4 troviamo indietro verso il guidatore e ovviamente questa leva, che è la leva che poi trovate nel cambio al suo interno. Chiave per le ruote e per smontare forse mezza macchina, ma più che altro questa. Rimanete a piedi perché il vostro motorino d'avviamento è saltato in aria? Nessun problema. La mettete qui dentro, due giri, vi spezzate le braccia e forse metterete in moto. Dopo tanto vino si doveva scegliere un motore. E cosa fecero gli spiritosoni francesi? Fuori da un bistrot, fregarono una moto BMW parcheggiata lì per tornare a casa. Il motore faceva degli strani lamenti. Ma non era il motore, era Flaminio Bertoni che bestemmiava dietro di loro mentre li inseguiva. Poi qua la moto è la sua! Ridendo come matti, il giorno dopo lo smontarono e lo misero nel prototipo. Il motore da mezzo litro, ma non di vino, della moto di Bertoni cedette subito. E la macchina era anche instabile ad ogni curva. Bel progetto del cazzo! Fecero altre prove, motore raffreddato ad acqua, carrozzeria e magnesio,
Risultato? Prese fuoco e non rimase nulla, perché il magnesio, l'inflammabile, in quegli anni si stava sviluppando il mangiolino, quindi il progetto Due Cavalli andava fatto più in segreto. Nel 39 venne fuori un progetto di poco imbarazzante: un solo faro, una forma migliore, un telone per tetto e delle amache per sedili. Più economica di così, dovevano solo pagarti loro per averla. L'auto era pronta, rispettava i parametri richiesti, ed invece no! Scoppia la seconda guerra mondiale e parte un'altra supposta per la Citroën. Erano a tanto così dal lancio, mentre le bombe gli volavano in testa. Chiesero scusa a Bertoni e lo fecero tornare nel gruppo di sviluppo, ma lui offeso si mise in un angolo e fece una supposta in plastilina con la forma dell'attuale Deodosh. Vista la bellezza dell'auto, i nazisti, che volevano fregarsi il progetto, decisero di prendere il famiglio e andarsene in segreto a finire la macchina. I francesi si stavano smantellando le palle ormai da troppi anni per fare un motore serio ed affidabile. Quindi Flamini in segreto, segretamente, chiamò in gran segreto Valtebec e gli chiese di buttare giù due linee di un motore serio ed affidabile. Ah, finalmente ci pensa un italiano. In soli 7 giorni l'ingegner Becchia tirò fuori un boxer raffreddato ad aria da 375 cm cubi. Il motore passò a pieni voti i test. Poi Becchia fece anche un bel cambio a 4 marce. Col culo bruciante, il patron da prima disse "Nuh!", ma alla fine i pizzaioli la spuntarono, e quindi altra supposta. Venne scelto il nome, e ovviamente non sapevano quale fosse. Così le attribuirono il nome in cavalli fiscali, ossia due, quindi due cavalli. Al debutto andò tutto in mer. Aneddoti su aneddoti si susseguivano negativamente. Addirittura quando tolsero i 3 teli delle 3 auto, la folla stava per prenderli a bastonate. Tutte e 3 le auto grigie, che ricordavano i mezzi militari tedeschi. Il presidente Auriol si indignò definendola brutta. Non è bella, anzi l'è brutta. È grigia, è del colore che avevano le automobili militari tedesche. È ricoperta quasi completamente di tela. E quando è scoperta, la carrozzeria è uno scheletro di auto incendiata. Dopo tutti questi siluri fotonici, la Due Cavalli iniziò ad essere prodotta nel 49. Non si capisce bene il perché, ma faceva tanto schifo, eppure la volevano tutti, tanto che la lista di attesa si era allungata a dismisura. Oh oh. Nel 51, il primo aggiornamento importante, eliminarono le tavole per sbarrare i portoni in stile Bastiglia e misero la chiave di accensione e soprattutto le chiavi per gli sportelli. Ma non servì a niente, perché per un simpatico ladro bastava spostare semplicemente i finestrini e aprire. Nel 54, nuovi fari, motore più potente da 12 cavalli e per i più impediti alla guida una bella frizione centrifuga e vai con Dio. Ma il grigio, che piaceva tanto a un noto pittore austriaco, era ancora l'unico in catalogo. Come da tradizione francese, si iniziarono ad aggiungere piano piano tutte le comodità che nel corso degli anni servivano, e difatti dal 55 incrementarono i servizi primari e secondari e forse aggiunsero anche ruote e volante. In pratica era come i videogiochi di adesso: ti vendono prima la pre-alpha, poi paghi di nuovo la versione definitiva e ti ritrovi con mezzo gioco da finire comprando tutti i DLC. La Citroën come EA Sports Tenegame. Le vendite ormai aumentarono a dismisura, 500.000 unità vendute dal 56, ed aumentarono le dotazioni: tetto centella di vario colore, paraurti e parabrezza più ampi. Era la versione definita AZL. Nel 57 la porta del bagagliaio diventa rigida, tetto in tela ridotto, e la versione che si chiamava AZLM venne commercializzata. Ma che nome di merda! E finalmente siamo giunti ai mitici anni 60, anni in cui i cannoni non si sparavano ma si fumavano. La nostra Deodosh subisce infatti modifiche estetiche che la fanno diventare la Due Cavalli che conosciamo oggi. Addirittura esce fuori la Sahara a 2 motori. Per tutti gli anni 60 si susseguirono migliori tecniche e la sua opera di normalizzazione delle cose necessarie continuava. Verso la fine dei 60 venne dotata, pensate un po', di impianto di riscaldamento. Guidare questa macchina è strano, perché le sospensioni rollano, imbardano, se fate una curva sembra che vi accappottiate, ma non è assolutamente così. Questa non si ribalta, è morbidissima, come abbiamo visto non si sentono i fossi, niente. Molte delle Due Cavalli invece, che montavano i freni a tamburo ad esempio, sentivate il rumore del il fischio dei tamburi, erano un po' troppo rumorosi. Invece con l'avvento dei freni a disco, come che le ha questa qui, zero, e diventa divertente. Il rapporto peso-potenza di questa macchina diventa un concetto relativo, perché è una macchina a prestazioni zero, quindi da 0 a 100 in 15 minuti, ma con stile. È più una macchina per fare la gita, per andare a spasso, per i matrimoni, per queste cose qui, non corre. Anche perché pesa 500 kg ma ha 2 asini sotto al cofano, ripresa, accelerazione, tutto quello.
concetti inesistenti, tant'è vero che dietro abbiamo fatto la fila. È uno stesso che è abbastanza preciso per quello che è. L'unica nota negativa è che quando si fa una curva, col sistema di sospensioni che ha questa macchina, ogni volta che si imbarda, si carica da una parte, quindi da fermo avrete uno sterzo leggero nelle manovre, ma in ogni curva lo sentite indurirsi in base a come si inclina la macchina, perché il carico si sposta lateralmente. Il cambio di questa macchina poi è qualcosa di divertente. Allora, l'unica fregatura della 2 cavalli rispetto alla Renault 4 è qua, è il fatto dell'inversione delle marce. Solitamente nelle auto normali si ha la prima in alto a sinistra, mentre invece qui la si ha in basso a sinistra, e tutte le marce di conseguenza, quindi invertite. Quindi per le persone non addette ai lavori, la maggior parte delle volte a semaforo, al posto di mettere la prima, andrete in retromarcia. Quindi quando mettiva la prima, mettevi certo retromarcia da paura. È abbastanza preciso, è divertente, se ovviamente il cambio è stato ristrutturato e tutti i gommini sono al posto loro, se no cercare le marce diventa un'impresa. I pedali di questa macchina invece sono ben distribuiti, perché in base a come è strutturata la macchina, quindi con il sottotelaio completamente piatto, le sospensioni laterali, non si ha il passaruota proprio dove c'è il piede sinistro, quindi i pedali sono proprio dritti sotto il guidatore. L'assetto di questa macchina, signori, è l'unica cosa concreta che voi troverete. Allora, innanzitutto fa paura, perché prendere questa macchina, cercare di fare questo movimento, automaticamente vi farà venire il voltastomaco. Infatti, Fabri, tutto bene? Ogni volta che la macchina sterza, va e dice, starà sempre bene, perché come detto prima starà sempre piantata in curva e sarà sempre con tutte e quattro le ruote a terra, quindi l'aderenza ci sarà sempre. L'impianto sofisticatissimo di climatizzazione da 2 cavalli è il pannello a presa d'aria esterna, che prende aria direttamente dall'esterno, che si apre e si chiude con una paratia davanti alla carrozzeria, e soprattutto durante l'inverno il collegamento con il sistema di aria forzato, che riscalda, anzi che raffredda il motore, entra direttamente tramite una valvola all'interno dell'abitacolo, e se non sia mai la macchina trasuda olio o ha qualche problema di perdita di olio in generale, vi riscalderete, ma il cancro è assicurato sempre. La visibilità di questa macchina invece è metà e metà, metà positiva e metà negativa, perché se lateralmente il vetro è ampio e vediamo perfettamente quello che ci serve, dietro abbastanza, superiormente invece il tettino si scoperchia, quindi la visibilità con nostro Signore Gesù è completa, anteriormente invece il vetro è un po' misero, data la forma dell'auto a chiocciola, avanti si ha un vetro un po' troppo piccolo, quindi certe volte o si fa un po' troppo così, oppure che è troppo alto è un po' impedito nel movimento, però la possiamo definire quasi sufficiente. Gli unici due sistemi di sicurezza che abbiamo in questa macchina sono il primo, il secondo se proprio la situazione è estrema e te ne vai. Altro sistema di sicurezza tra 2 cavalli? San Nico Cerechino, ve lo mettete qui come santino e poi direte luci accese anche di giorno e prudenza sempre. Benvenuti anni 70! La crisi del petrolio, l'inquinamento, le droghe, la guerra del Vietnam e la Citroen che rischiava di prendere un'altra bella suppostona al napalm stavolta. La 2 cavalli ha bisogno di essere aggiornata perché inquina troppo per la legge. Nuovo motore da 435 e da 600 cc e andava meglio in tutto. Infatti da 0 a 100 in 8 anni e 6 mesi in discesa. Dopo la seconda metà degli anni 70 uscì la 2 cavalli special, semplificata già nell'assenza di optional. Unico colore, cinture arrotolabili e fari quadrati. Soltanto nel 79 arriva la più famosa protagonista della nostra puntata, che cazzo, la 2 cavalli 6 Charleston, e dall'82 via i freni a preghiere degli anni prima e freni a disco, ma solo avanti. Nei primi anni 80 iniziano a chiudere gli stabilimenti di Levallois dopo solo qualche milione di esemplari, così ormai in Citroën i pantaloni sono già belli e che calati per accogliere l'ultima grande supposta finale. Si avvicinano gli anni 90 e la piccola 2 cavalli ha tutto ciò che serviva nel 49. Aggiornarla è diventato impossibile. Catalizzatore e tutto il resto non ci stanno. Dallo stabilimento di Mangald esce l'ultima Charleston, ma i numeri di produzione sono sbalorditivi, 5.120.000 esemplari. Quindi, Deodosh Héritage National! Ehi, tu! Sì, sì, dico proprio a te! Vorresti anche tu una macchina vetusta, superata, obsoleta? No, ce l'ho. No? Ne sei proprio sicuro? No. Dai, amico, devo fare la pubblicità!
Vabbè, sì, basta che te ne vai però, eh. Benissimo, perché abbiamo proprio il prodotto che fa al caso tuo. Sì, ma non è... no, non è la vero. La Citroen 2 Cavalli da oggi puoi costruirtela con De Agostini, perché siamo lieti di annunciare che questa puntata di Real Car è sponsorizzata da De Agostini. Beh, potevi dirlo subito, no? Massimo realismo, materiali di prima qualità e il tutto è curato nei minimi dettagli come clacson, sospensioni e volante funzionanti per costruire un modellino in scala 1:8. E se ti abboni entro l'8 settembre 2021 usando il promo code in sovrimpressione, avrai in regalo un notebook personalizzato. Visita il sito ufficiale per saperne di più. Una collezione De Agostini. Avere una 2 cavalli non è una cosa impossibile. Ne hanno fatte a milioni, quindi trovarne una non è una cosa difficilissima. Si va dai 500 euro per una da restauro impegnativo fino ad arrivare a un modello messo bene sui 3.000 euro, oppure uno da cui non serve farci niente, 5.000 euro fino a 7.500 euro, per poi arrivare fino a 25.000 euro per la Sahara. Ma lì è una questione di introvabilità. La 2 Cavalli è una macchina che ha proprio quattro pezzi e si trovano tutti. Della 2 Cavalli c'è tutto, si trova tutto. Ci sono ditte olandesi e tedesche che fanno riproduzioni di qualsiasi pezzo per la 2 Cavalli. Restaurare una 2 Cavalli può oltrepassare di gran lunga il costo della macchina e il valore stesso, però se avete l'affettività e tutto il resto, restaurarla non costa carissimo. Il primo difetto della 2 Cavalli è la ruggine. I punti più critici sono un po' sotto il parabrezza e qualche altro punto non molto importante, però se questa macchina prende il sale, ragazzi, è finita. È finita davvero, marcisce ovunque. Il secondo problema può riguardare le sospensioni. Solitamente non hanno un granché di problemi, però il primo è che se logore iniziano a cigolare e fare rumori strani, poi si scaricano del tutto. Ovviamente vedete la macchina non ondeggiare come al solito, peggio, proprio peggio. Il motore di questa macchina, come detto, è eterno, ma scarsa manutenzione, un olio sbagliato o un qualcosa di non fatto potrebbe non essere poi così eterno. Il difetto in sé di questa macchina può essere il fatto che è scarna, difetto in senso lato, perché prendiamo ad esempio i sedili. Proprio il fatto di avere dei sedili con pochissime imbottiture, e quell'imbottitura col tempo si va a far benedire, indovinate un po'? Altro che morroidi. Il carburatore di questa macchina ogni tanto poteva rompersi, sfarfallare, farsi inghiozzare la macchina. Era raro, ma succedeva. Per il resto questa macchina ha quattro pezzi messi in croce, quindi vige la regola del tutto quel che non c'è non può rompersi. La prima 2 Cavalli era un'auto orribile e terribile, tant'è vero che era sgraziata, brutta e aveva addirittura un falo solo, ma la cosa più ignobile è che aveva dei sedili all'interno che erano amache, raga, non amache nel vero senso, amache proprio, cioè due fili tirati da una parte a un'altra, e vabbè che era una sposta poveri, ma offensiva anche per il dopoguerra. Flamino Bertoni era uno scultore principalmente, con un senso dello stile assurdo. È stato lui il padre di una di tante auto, ma una in particolare dell'ADS. E se non fosse stato per Flaminio, altro che macchina campione di vendite. La 2 Cavalli non si ribalta, e questo è un dato di fatto. Ma la Citroen negli anni 80 se ne vantava di questo. Addirittura fecero un concorso. Chi riusciva a far ribaltare una 2 Cavalli ne avrebbe avuta una nuova in regalo. Bene, tutti ci provarono di quello, di questo, di quell'altro modo. La macchina non si ribaltava. Arriva un tizio inglese. Si mise sopra, mise in retromarcia e a tutta manetta sterzò, si ribaltò e si beccò un 2 Cavalli nuovo. Non confondete il Dian per il 2 Cavalli e viceversa. Sebbene il Dian e la 2 Cavalli siano uscite in due periodi diversi, ma commercializzate contemporaneamente, sono due auto diverse, similari ma diverse. Più che altro il Dian era un po' più evoluto e moderna, con qualche caratteristica tecnica in più. Essendo una macchina creata con sottotelaio e meccanica completamente smontabile, era una macchina che si disponeva bene ad essere smontata e addirittura cambiavi la carrozzeria e ti facevi la Mi 8, la Mi 6, la Mi Aero, quello che volevi. Ed ora la storia più bella che questo cazzo di canale abbia mai raccontato è la storia di Emile Rey, un meccanico che nel 93 prese una 2 Cavalli e si fece un raid nel deserto del Sahara. Era abitué a fare queste cose. Però cosa successe? In un mondato momento ruppe un semiasse e rischiò di morire. Così ovviamente che cosa fece? Fece la cosa che faremmo tutti quanti se rimanessimo piantati nel deserto con 2 Cavalli. Ossia la prese, la smontò e la fece diventare una motocicletta. Tanto assurda e funzionale che però lo fece arrivare nella civiltà spedito. La stessa civiltà come lo accolse? Con $500 di multa. Perché secondo
le regole di quell'ambiente, se la targa stava su una macchina, doveva rimanere su una macchina e invece la trovarono su una moto. Questa macchina ha tutte le caratteristiche necessarie ad essere elevata allo stato di mito. Fabri! Oh! Ma che sta a fa? Mi sto elevando a potenza, allo stato di mito anch'io. Ma cala che la macchina sta qua! Questa macchina ha tutte le caratteristiche per essere elevata allo stato di mito. Ha venduto tantissimo perché è stilosa, bella e soprattutto non ti lascia mai a piedi. Ha bassi consumi e una manutenzione scarsissima. Se non fosse stato per l'inquinamento e per la sicurezza, questa macchina sarebbe stata in listino altri 100 anni e sono stati costretti a dismetterla. Questa è sì una macchina d'epoca, ma in sostanza possiamo definirlo come uno di quegli oggetti fuori dal tempo. Ma dove vai? Fuori dal tempo e dalle palle. Welcome to Fornelli. Perché avevo il maglione a 34 gradi? Provate a indovinare, scrivetelo nei commenti. Anzi, direttamente a casa sua con la lettera. Ciao zio. Fanculo. Falsi, falsi a merda. Falsi, falsissimi. Falsissimi. Gente falsa. Fa sparacazzate. Stupici. No. Motocicletta? Chi ti scrive? La manda. Camarosca, stinzetto. Tavani, tavani, pizzica, pizzica. No, a dire la verità no. Sgamato. E copio. Sgamato. Potrei provare. Assurdo.